Venerdì 6 settembre 2024 le telecamere di Percorsi d'Arte si trovano al Museo de' Medici all'interno della rotonda del Brunelleschi a Firenze per l'inaugurazione della personale dell'artista giapponese Rieko Tambo intitolata Giardino Zen. In mostra una selezione di opere, molte delle quali realizzate per l'occasione, con le quali Rieko Tambo si propone di suscitare nel visitatore sensazioni di pace, armonia e rilassamento, invitandolo a rallentare i ritmi frenetici della quotidianità per vivere un'esperienza coinvolgente dal punto di vista emotivo. Un'immersione nella cultura e nella filosofia del paese del Sol Levante, resa possibile anche dal ricorso ad un'antica tecnica pittorica nella quale l'artista si è specializzata durante i suoi studi all'Università di Ishikawa. La mostra, patrocinata da Regione Toscana, Associazione Amici Museo Stibert e dal Consolato Onorario del Giappone, prevede lo svolgimento di due incontri, sempre all'interno del Museo de' Medici, volti ad approfondire la conoscenza della cultura giapponese. Il primo, in programma il 12 settembre alle ore 17:30, vedrà svolgersi la conferenza del professor Marco Fagioli intitolata Rieko Tambo, immagini di fiori tra innovazione e tradizione. Il secondo, programmato per il 14 settembre alle ore 18, consisterà nella cerimonia del tè tenuta dal maestro Naoli Itani. In corso fino al 6 ottobre, la mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 18. In che modo le opere di Rieko Tambo dialogano con questo luogo che racconta la storia medicea? Ma in un modo straordinariamente coerente, perché noi abbiamo pensato con questo allestimento nella rotonda dei Brunelleschi di fare nel cuore di questa struttura straordinaria un focus sul mondo vegetale, sull'universo della botanica. I rapporti tra i medici e le piante sono sempre stati strettissimi in tutte le generazioni. Allora ecco che Rieko ha portato un'opera che ha come tema il mondo dell'universo floreale in questo giardino, che diventa un giardino all'orientale, e questo ricorda per molteplici occasioni i legami che ci furono tra la dinastia e l'Oriente, l'amore per le Turcherie, ma anche la prima missione diplomatica nipponica della storia in Europa, che fu accolta proprio da Cosimo II in Toscana. Quindi devo ammettere che sono doppiamente felice di ospitare la mostra di Rieko, non solo per la bellezza e la rarità della tecnica con cui lei realizza queste opere, ma anche per la coerenza con i nostri spazi e i nostri temi. Fin dall'inaugurazione questo museo si è aperto all'arte contemporanea per raccontare in maniera nuova, diversa e originale, direi, la storia medicea. Sì, crediamo che sia necessario e indispensabile che lo spazio di un museo sia dinamico. Le collezioni permanenti sono importanti, la loro conservazione e valorizzazione è il nostro obiettivo primario, ma ospitare artisti nuovi, artisti giovani, artisti talvolta emergenti è l'occasione per ritrovarsi, per riscoprire, per fidelizzare il nostro pubblico. E d'altronde i medici amavano l'arte contemporanea, l'arte che noi oggi amiamo e raccogliamo nei grandi musei, e a loro era spesso e volentieri contemporanea, quindi credo che sia un'operazione legittima. Partiamo dal titolo. Perché Giardino Zen, che sicuramente riprende la tua cultura, la cultura del Giappone? Sì, ho messo titolo Giardino Zen perché volevo davvero creare Giardino Zen che ispiri la meditazione, perché i miei quadri rappresentano il karma interiore. Volevo che ispiri la meditazione per tutti. Da sempre tu dipingi secondo i canoni di una tecnica, antica tecnica di pittura della tradizione giapponese. Puoi dirci come si chiama e in che cosa consiste?
Allora, pittura giapponese si chiama Nihonga. I pigmenti e i colori, i pigmenti naturali giapponesi, è molto preziosi. E ho usato sempre questa tecnica perché si può dare tante sfumature. I tuoi fiori nascono dal tuo mondo interiore, non sono fiori reali, ma sono fiori appunto ispirati dalla tua profonda interiorità. Sì, mi piace fare sfumature, perché non voglio definire tutto fiori oppure petali, e un po' di fantasia, mi piace rimanere un po' fantasia, sfumate. E poi sì, è un mondo di interiorità, volevo sì, rappresentare. Sì. Rieco, tu hai concepito questa mostra come un'occasione per far conoscere al pubblico fiorentino la cultura tradizionale giapponese, non solo attraverso i tuoi lavori, ma anche attraverso una serie di appuntamenti che sono in programma nel corso della durata della mostra. Sì, sì, soprattutto questa pittura Nihonga, un'antica tradizionale giapponese, volevo fare conoscere tutti gli italiani, anche stranieri, magari poco conosciuta. E poi lo scopo di questa mostra è rilassarsi e ritrovare la karma interiore. Questo è davvero lo scopo di questa mostra. Quindi tu speri che i visitatori del museo, della tua mostra, abbiano di fronte ai tuoi lavori questa sensazione di pace, di rilassamento e di armonia interiore. Sì, esatto, proprio sì, volevo così. Rilassarsi, sì. Ne abbiamo bisogno. Sì, certo. Grazie mille. La pittura di Rieko Tambo è un raffinato richiamo alla cultura tradizionale giapponese, a partire dal concetto di giardino zen fino poi alla tecnica Nihonga che Rieko rielabora e reinterpreta a suo modo. Sì, questo è un omaggio anche al rapporto che abbiamo istituito con il Giappone tanti secoli fa. Infatti la prima ambasciata giapponese in Europa è passata anche da Firenze ai tempi di Francesco I. E quindi vogliamo rinnovare, come amici del Museo Stibert, che ha una raccolta giapponese importante, anche questo aspetto, perché nella cultura giapponese e la sensibilità e la cultura di Rieko Tambo riesce bene a recuperarla, ci sono degli aspetti così particolari che ci aiutano anche a capire non soltanto la tradizione, ma quanto dalla tradizione si può cogliere per l'innovazione, perché la meditazione che viene fatta attraverso queste opere con una carta particolare, con dei colori particolari, il rapporto al mondo della natura è giocata sul meditare, ecco il rapporto con una nuova capacità di lettura della stessa esperienza zen. Perché questo è un aspetto che noi fiorentini vorremmo sottolineare con forza. Io ho avuto, qui abbiamo dei maestri come Massimo Mori, abbiamo delle personalità importanti, io vorrei ricordare anche Francesco Civita, e quindi anche tutte le organizzazioni giapponesi presenti a Firenze. Però era significativo trovare un rapporto con uno spazio prezioso come questo. Vale a dire, qui vedete questi sassolini qua, in parte ci ricordano anche il rapporto con certe immagini di questa concezione del rapporto con la natura così intenso nel mondo giapponese, che è prezioso oggi per noi qui in Italia e in Europa e nel mondo, il rapporto con il mondo della natura. Quando si sa che una importantissima dama giapponese si fece accompagnare in un luogo per vedere come d'autunno le foglie stavano diventando gialle, e poi la festa dei fiori, ecco, questo aspetto è un aspetto che magari qualcuno traduce sempre con altri elementi della cultura giapponese, per esempio il mondo dei samurai, noi abbiamo tante lame, abbiamo tanti altri aspetti, ma in realtà il mondo giapponese, che noi conosciamo poco, e io sono uno di quelli che non è d'accordo nel considerare che
ci sia stata un'influenza forte da parte della cultura giapponese nell'arte della seconda metà dell'Ottocento, della fine dell'Ottocento, il post-impressionismo. Non credo che ci abbia questo rapporto forte, perché il mondo giapponese è così particolare, così ricco, che soltanto attraverso esperienze come questa mostra possiamo recuperare. Naturalmente questa mostra, come lei ben sa, troverà anche un rapporto con l'incontro con il professor Marco Fagioli, che è uno dei massimi esperti dal punto di vista della cultura e dell'arte giapponese orientale in genere. C'è anche questo elemento importante della cerimonia del tè, quindi il 12 e il 14 saranno altri due momenti importanti per questa mostra, che è sempre aperta e che unisce l'eleganza di questo luogo, di questo giardino zen, con la possibilità di fruire con attenzione di queste opere di una grande artista, secondo me, proprio perché riesce a collegare la tradizione con l'innovazione, e quello che è il mondo più attento alla realtà di questa Firenze, che trova nell'architettura brunelleschiana il suo rapporto con una rivoluzione culturale, quella dell'umanesimo, che è sempre un punto di riferimento prezioso per questo pianeta. Viva quindi Firenze, viva il rapporto di lei con il mondo, viva questo luogo meraviglioso. L'associazione Amici Museo Stibert ha patrocinato la mostra di Rieko Tambo anche per ricordare i legami di quello straordinario collezionista e conoscitore d'arte che è stato Frederick Stibert con il Giappone. Infatti è proprio questa la ragione che ci ha portato a patrocinare questa mostra. Ci ha fatto molto piacere perché questo ricorda la lungimiranza di Frederick Stibert, che a fine Ottocento, nel momento nel quale il Giappone andava verso la modernizzazione e si disfaceva di quello che era la sua cultura dei secoli precedenti, molte famiglie abbandonano quella era la tradizione samurai e per questa ragione vendono le armature di famiglia. Stibert in quell'occasione ne compra quasi un battello intero, e questo ha creato a Firenze, molti fiorentini non lo sanno, ma andrebbe ribadito, la più importante collezione al mondo, dopo quella imperiale giapponese, di armature dei samurai in Giappone. Non prese solo le armature, anche altre cose, ma dal punto di vista delle armature è la più importante che è presente a Firenze. Perciò per noi è stato un onore essere patrocinatori di questa mostra. Devo ringraziare anche la presidenza della regione toscana che ci ha dato il patrocinio, insieme al consolato generale onorario di Firenze, la nobildolla Laudomia Pucci di Barsento.